Sono partite questa mattina le tre giornate di formazione e confronto sui temi dell'educazione ambientale negli spazi di Focus, la fondazione presieduta da Rachele Furfaro nel cuore dei quartieri spagnoli. L'iniziativa prelude all'inaugurazione di Educa, prima scuola italiana a vocazione ambientale, nata dalla collaborazione fra diversi soggetti privati. La idea è di come, attraverso l'educazione artistica, si può trasformare la società. In questo caso è una società incredibilmente violenta, con grandi problemi di tutti, e noi pensiamo che questo intervento artistico puoi fare scambiare la mente delle persone e finalmente il congiunto della società. Quale scuola? È una domanda impegnativa, complessa, a cui trovare delle risposte che non possono non essere integrate su vari piani, ma che soprattutto mettano insieme scuola, famiglia, associazionismo, terzo settore, privato, sociale. La città è un complesso puzzle, è un mosaico che attende relazioni integrate tra i soggetti che hanno bisogno di credere e di maturare sempre maggiore fiducia tra le istituzioni e dentro le relazioni. Il sindaco Gaetano Manfredi ha conferito virtualmente la medaglia della città a Edgar Morin, filosofo francese del pensiero complesso che non ha potuto prendere parte all'iniziativa. Mai come in questo momento i temi della transizione ecologica sono dei temi che guardano non solo ovviamente alla gestione delle risorse naturali, ma soprattutto alla sostenibilità economica e sociale del nostro modello economico. Per questo motivo mettere insieme educazione e ambiente in un luogo così complesso come i quartieri spagnoli, che stanno dimostrando una grande vitalità, è un po' un laboratorio che noi poi potremo applicare anche in altri luoghi della città, ma credo in altri luoghi del paese, quindi è una straordinaria esperienza che viene fortemente sostenuta dal comune e che è un altro passo in avanti per una Napoli sempre più contemporanea e sempre più capace di interpretare le nuove tendenze.